cervello è un disadattato ed è anche un disturbato, una persona disadattato e disturbato. E là generalmente scende il gelo, un grosso modo quello che sta arrivando qui. Comunque, in ogni modo, perché dico disadattato e disturbato? È disadattato perché non si sente molto adatto al mondo che ha intorno, o meglio, ha la presunzione di pensare che il mondo che ha intorno non è adatto a sé, che è un po' più interessante la cosa, quindi è disadattato in questo senso, il che è un bene, perché insomma essere adatti a un mondo di questo tipo non è che sia poi una cosa piacevolissima. Voi siete dei disturbati. Io sono un disturbato, assolutamente. Sono disturbato dal mondo che ho intorno. Allora, il ribelle è questo, è un disadattato e un disturbato, per fortuna, dico io. Se invece voi siete perfettamente adattati nel mondo nel quale viviamo e non siete disturbati per niente da quello che abbiamo intorno, allora bene così, mi arrendo, anche in questo caso andiamo avanti. C'è una caratteristica però, che un disadattato e un disturbato è un tipo non adattabile e disturbante, che è quello di cui c'è bisogno oggi. Cioè non ci dobbiamo adattare al mondo che abbiamo intorno se è un mondo che non ci piace, se c'è qualcosa che non ci piace, e dobbiamo iniziare a disturbarlo. Il ribelle non è un violento, il ribelle è una persona che a un certo punto dice no, cioè questo non mi va più bene, fine della faccenda. Da quel momento in poi si ribella a una situazione che evidentemente reputa non più sostenibile e dice no, per dire poi un sì a tutta un'altra serie di cose. Questo è il punto, se non che la maggior parte dei ribelli che io incontro in giro per l'Italia siamo tantissimi, non violenti per ora, siamo tantissimi, ma la maggior parte di questi sono persone sole, perché hanno difficoltà a riconoscersi con l'altro, sono persone che hanno dei comportamenti un po' differenti, perché non si adattano, perché disturbano, perché sono disturbati da quello che hanno. Quindi sono persone che vive la propria situazione, la propria natura di ribellione, ognuno a modo suo, e quindi difficilmente riesce a mettersi insieme con l'altro. È vero che i ribelli sono, ognuno è ribelle a modo suo, però invece di essere soli, si può anche iniziare a fare branco, a fare clan. Questo è il punto.